Torno a parlare di lumache. Se utilizzate il fosfato ferrico, avevo fatto un video qualche settimana fa e vi è piaciuto, vedo, abbastanza, anche perché l'emergenza c'è e in questo periodo siamo pieni di lumache. Allora non vi perdete questo video perché vi dico un po' come potenziarne gli effetti e come risparmiare sul prodotto, visto che comunque non è che ce lo regala. Vi parlo delle Lima Trap. Sono delle trappole per lumache che io utilizzo già da qualche anno. Le ho riacquistate adesso, sono arrivate l'altro giorno, le ho già messe in posizione. Vi faccio vedere come funzionano, vi faccio vedere perché è importante utilizzarle e vi dico un po' alla fine del video cosa è uscito fuori, cosa è emerso da una discussione con un lettore su un social network su questo argomento qui. Ho imparato una cosa nuova che facevo già senza saperlo. Ve ne parlo alla fine del video perché potrebbe essere interessante. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul canale, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Come state? State tutti bene? Ecco, non ve lo chiedo mai, però ogni tanto è bello anche entrare un pochino più in confidenza. Allora, fosfato ferrico, breve recap, giusto un po' per entrare nell'argomento. Questo è un lumachicida completamente naturale, è a base di fosfato ferrico, è una sostanza che già c'è nel terreno e qui è in versione concentrata ovviamente. Le lumache vengono attirate dal fosfato ferrico, se ne nutrono, non riescono più a mangiare, dopo 2-3 giorni muoiono e muoiono tornando nella loro tana, ovvero interrandosi, quindi non le vediamo, troviamo solo quei gusci vuoti dopo qualche tempo. E l'unico prodotto che non dà problemi agli altri animali, che non li ammazza. Tenete conto che i lumachicidi, quelli a base di metaldeide, sono velenosissimi per gli altri animali, qualunque tipo di animale, mentre questo no. Io ho una colonia felina e un cane, ovviamente qui vengono anche a mangiare uccellini e quant'altro, quindi non mi permetto di utilizzare lumachicidi chimici a base di metaldeide. Questo è per me impossibile da usare perché è mortale anche per gli altri esseri viventi. A me interessa colpire soltanto le lumache, quindi se dovete acquistare un lumachicida acquistate questo qui, che non è chimico, ovvero è chimico ma non fa male agli altri animali. Chimico nel senso che è a base di una sostanza chimica presente già nel terreno, come vi dicevo prima. Lo si può mettere semplicemente a spaglio nel terreno, vi faccio vedere qualche immagine dell'altro video. Qua ci sono circa 3 grammi di fosfato ferrico, con 3 grammi noi facciamo un metro quadro, quindi ne va veramente poco. Ecco, questo è circa un metro quadro. Ecco, vedete, alla fine possiamo fare una sorta di recinto, ne mettiamo proprio pochi chicchi qui dove vogliamo che proteggere le nostre piantine. Però cosa succede? Cosa mi è successo tra l'altro? Qui ha piovuto per 2 settimane tutti i giorni. Quindi anche se il Ferramol, che è la sostanza che è alla base di questo lumachicida, resiste all'acqua, anzi si gonfia e attira meglio le lumache, dopo un po' ovviamente, essendo un prodotto quasi completamente naturale, si scioglie, torna nel terreno e diventa concime. Non è quello che vogliamo noi, visto che costa anche qualche soldo, è giusto che duri il più a lungo possibile. Allora me ne era rimasta soltanto una, le ho riacquistate. Queste sono le Lima Trap, le ho prese su Amazon, non è un video sponsorizzato, le ho acquistate, vi lascio qui il link in descrizione e vi lascio la foto del prodotto. Non costano poco, 10 di queste costano una 15ina di euro, però ovviamente essendo in plastica, se le si usa con una certa cura durano veramente tutta la vita. Ovvio che se fate come ho fatto io, ci passate sopra col decespugliatore, dai oggi e dai domani si spaccano in 1000 pezzi e non abbiamo risolto niente. Perché è importante utilizzare una trappola come questa? Vi spiego un po' il motivo. Vedete, il prodotto, adesso non ho i guanti dietro, ma il prodotto va messo qui dentro questa vaschetta qui. Dopodiché si copre col suo tappo e si mette nel terreno. Le lumache vengono attirate, come vi dicevo, mangiano, se ne vanno e muoiono. Il fatto che ci sia un cappello qui sopra di grandi dimensioni protegge il prodotto dalla pioggia. Vi faccio vedere qualche applicazione, è veramente semplice come cosa. Dopodiché vi parlo dell'ultimo consiglio che è emerso parlando con un'altra persona. Ecco, riprendo sempre come esempio questo mio cassone pieno di lattughe, lattughine, verdure varie, riccia e quant'altro. Vedete, io qua ho un cassone di circa 4 metri quadri e non avendone abbastanza ne avevo messo soltanto una di trappola. Eccola qui, vedete come l'ho posizionata. Il prodotto dentro l'ho cambiato ieri. Allora, questa l'avevo riempita quando ho fatto l'altro video, sono passati un paio di mesi circa. Nel frattempo ha piovuto e all'interno, mi dispiace che l'ho buttato perché volevo far vedere ma non ci avevo pensato ieri, c'erano ancora i chicchi di fosfato ferrico, però si erano un po' amalgamati, si erano bagnati, avevano fatto corpo unico, ma ce n'erano ancora un sacco. Ho buttato via quel prodotto e ho messo questo nuovo. Ora mi riallaccio un attimino
a ciò che era successo all'amico su Facebook che ne avevamo parlato. Allora, questa persona si lamentava del fatto che con le forti piogge la vaschetta si riempiva d'acqua e quindi il prodotto andava a deperirsi. A che la mia domanda è stata: guarda che è impossibile, perché c'è il coperchio molto grande sopra, è impossibile che l'acqua passi sotto. Giustamente però mi aveva fatto notare questa persona che il problema era l'acqua, le gocce d'acqua che rimbalzando a terra tornavano dentro. Quindi se la pioggia è consistente ed è molto forte, ovviamente se non ci sono altri ostacoli, la pioggia rimbalza e va dentro la vaschetta e quindi il problema è sentito ugualmente. Al che mi è venuto in mente che io non avevo avuto questo problema e qui c'è la soluzione che mio malgrado ho trovato senza far nulla, ed è quella di mettere la lima trap sotto le foglie dell'insalata, così da non avere la pioggia diretta che batte sul terreno. Vedete che è abbastanza coperta, la pioggia se dovesse cadere copiosa comunque viene attutita dalle foglie e io quel problema lì non l'ho avuto, tant'è che come vi dicevo, tanto guardate questa insalata che meraviglia che è, qui in corrispondenza della lima trap non ho avuto grossi attacchi, segno che comunque il prodotto funziona, c'è il fosfato ferrico e la lima trap fa il suo bel lavoro. Quindi se dovete metterla nel vostro orto, ecco, nascondetela un po' sotto le foglie dei cavoli, ovviamente delle insalate e quant'altro, e lei fa il suo bel lavoro. Bene, è stato un video veramente semplice, elementare, però se non lo utilizzate il prodotto vi dura veramente poco, nel senso di 10-15 giorni, non di più, poi sparisce, viene assorbito nel terreno, viene dilavato e come vi dicevo diventa concime, ma non è ciò che vogliamo noi. Con un prodotto del genere, ma se trovate anche prodotti di concorrenza, prodotti diversi, va benissimo, l'importante è il principio di funzionamento. Il fosfato ferrico deve essere protetto dalla pioggia e deve avere lo spazio per far entrare lumache, ovviamente. Bene, detto questo, il video è finito. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ringrazio tutti i nuovi iscritti che giornalmente arrivano sul canale. Ringrazio anche chi abbandona il canale, se ne va, che per carità va bene così. Ringrazio tutti quelli che lasciano i commenti, perché vedete, parlando e confrontandoci vengono fuori soluzioni inaspettate come questa, ed è importante, può servire di aiuto a chi si sta avvicinando all'orticoltura in questo periodo. Tenete conto che io sono 15 anni che faccio l'orto, 10-15 anni, ma come vedete c'è sempre da imparare. Io questa cosa qui del fatto di coprirla con le foglie delle insalate non ci avevo mai pensato. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me, lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi auguro una buona giornata.